Avete mai sentito parlare di consumismo relazionale? Io parecchie volte e questa cosa mi ha incuriosito talmente tanto di andare a approfondire il discorso e quindi ho voluto condividere con voi questo tema. Il consumismo relazionale, perché amiamo le cose e invece usiamo le persone. La società dei consumi in cui viviamo ci ha cambiato in tutto. Non solo ha stabilito nuovi bisogni in termini di cose da possedere, ma ha anche modificato radicalmente le relazioni sociali. Qual è stato il risultato? Troppo spesso, invece di amare le persone, le usiamo. Siamo parte di una società in cui, il più delle volte, per essere considerati dobbiamo avere determinate caratteristiche, essere smart, collezionare molti amici, soprattutto sui social, vestirci alla moda, frequentare i posti giusti, fare sesso frequentemente, eccetera, eccetera, eccetera. I messaggi che ci arrivano da diversi canali ci suggeriscono una sorta di modo univoco per raggiungere la felicità, cosa però che ovviamente si rivela effimera. Le abitudini consumistiche della nostra società stanno invadendo sempre di più anche la sfera relazionale. Il consumismo, insomma, si è fatto strada in maniera subdola nei rapporti tra le persone e in diversi modi. È anche riuscito a cambiare le relazioni e a modificare almeno in parte la nostra capacità di avere un contatto con gli altri che sia basato puramente sui sentimenti e non su bisogni egoistici. C'è una frase che dice: l'uomo è nato per amare le persone ed usare le cose, ed invece ama le cose e usa le persone. Praticamente è l'era del consumismo relazionale. Si inizia a parlare dunque di consumismo relazionale che ci porta ad usare le persone fino a quando ci servono, al pari di come ci comportiamo con le cose che purtroppo compriamo, utilizziamo in parte, sprechiamo e infine buttiamo via. Iniziamo a fare lo stesso anche con le persone. Ne frequentiamo tante e finché ci divertiamo e va tutto bene, procediamo. Ma poi appena qualcosa non va, ci tiriamo indietro e passiamo ad altro. Le nostre relazioni diventano sempre meno importanti e sempre più corte. Non è ben chiaro il perché. I motivi potrebbero essere molti, ma sicuramente risiedono almeno in parte nella società. Nella società che è cambiata drasticamente rispetto al passato, quando le cose si aggiustavano e non si buttavano via alla prima crepa. Viviamo in una società veloce, in cui i cambiamenti sono all'ordine del giorno e l'insicurezza del futuro è tanta, è troppa. Forse per questo tendiamo a pensare che è meglio vivere alla giornata sfruttando quanto abbiamo oggi in maniera egoistica. Abbiamo tra l'altro molte volte paura di soffrire e anche per questo, evitando di rischiare, spesso scegliamo di rifugiarci in relazioni che non ci interessano più di tanto e quindi non ci espongono. Sostanzialmente, all'interno delle relazioni non ci interessa più tanto la persona quanto quello che può darci, quindi la guardiamo principalmente in un'ottica utilitaria, insomma, per quello che ci può far comodo. E questo nelle relazioni sia d'amore che d'amicizia, sia nei rapporti di lavoro. Tutto questo ovviamente ha delle conseguenze. Presi dalle nostre molte relazioni superficiali, perdiamo di vista sentimenti e capacità importanti, come quella di vivere insieme, perdonare, fare compromessi per aggiustare le cose, trovare il modo di risolvere i problemi, anche attraverso la riflessione. Tutte esperienze che insegnano ad imparare dagli errori, accrescono le relazioni e le fanno diventare più mature e profonde. Non è esente da questo discorso neppure il sesso, che sempre più spesso viene discostato dall'amore,
Ma non è tanto questo il problema, quanto che nella società chi lo pratica regolarmente è visto come un vincente, mentre chi non consuma viene trasformato in un fallito. Ecco allora che usare le persone anche a questo scopo diventa una sorta di bisogno. Come sottolinea un educatore, un terapeuta, mentre dal 68 in poi il sesso era un'espressione di libertà e anticonformismo, oggi è sempre più spesso strumento di omologazione di massa veicolata dalla società. Anche il mondo delle relazioni online, che ha aperto nuove possibilità di comunicazione, si è rivelato un'arma a doppio taglio. Se infatti da una parte favorisce il contatto tra persone anche distanti, dall'altra consente una depersonalizzazione e un disimpegno maggiore. Ci si può dunque impegnare e si possono consumare con più facilità molte relazioni parallele, il più delle volte abbastanza superficiali e non veritiere, dato che ci si nasconde facilmente dietro l'anonimato o comunque ci si può spacciare per chi magari non si è. Allora voi vi chiederete: dov'è la soluzione? Ognuno di noi la deve trovare nella propria vita. Forse il consiglio più utile è quello di concentrarsi su poche ma buone relazioni, approfondirle e godere di queste mostrandosi agli altri per chi davvero si è. E tutto questo nel bene e nel male. Ma ditemi, è capitato anche a voi di vivere delle situazioni, di vivere il consumismo relazionale? Ne siete state vittima oppure siete stati voi l'artefice magari di determinate situazioni? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Poi magari possiamo anche sviluppare questo discorso in un secondo video dove vi racconterò magari le mie esperienze. E esperienze di vita e magari qualche consiglio su come mi sono comportata io e di come magari mettere in atto certe situazioni per evitare appunto di entrare in questo meccanismo appunto del consumismo relazionale. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like. Se non sei ancora iscritto, allora ti apro le porte del mio canale. Il magico mondo dei bijou di Rick e Mary.